Eccole le prime firme sul registro delle unioni civili del Comune di Napoli e non sono soltanto firme simboliche. La scelta sulle unioni civili è un atto politico che ha anche un contenuto amministrativo, perché ne conseguono diritti, doveri, possibilità ed opportunità. Il registro comincia a vivere con le prime iscrizioni, le prime coppie, è molto importante perché sia omosessuali che eterosessuali. L'ho detto pubblicamente, per me non c'è differenza negli incontri se sono matrimoni religiosi o matrimoni civili o coppie di fatto, l'importante è che si uniscano due persone in un incontro d'amore per vivere meglio, per stare insieme e per dare messaggi importanti nella comunità e nella società. Siamo molto contenti che a Napoli questo è avvenuto subito. Napoli è la città dei diritti civili e dei diritti politici e che vuole attuare la Costituzione. Napoli dunque iscrive le prime quattro coppie al registro, tre eterosessuali ed una omosessuale, ponendosi su posizioni decisamente all'avanguardia nel dibattito più ampio che interessa l'Italia. Invitiamo anche gli altri a recepire perché, come diceva il sindaco, sulla strada dei diritti noi andiamo avanti in modo chiaro, forte e trasparente. Siamo al passo con le più importanti e progredite nazioni europee sul tema della laicità di questa città, della modernizzazione di questa città e del riconoscimento di importanti, delicati e assolutamente inviolabili diritti. Le realtà locali sono più avanti al Parlamento, che purtroppo in Italia, mentre dovrebbe essere il Parlamento a seguire i bisogni dei cittadini, qua in Italia sembra quasi il contrario. In Italia se non si fa presente i propri diritti è difficile che qualcuno se ne faccia carico, quindi se vogliamo ottenere qualcosa dobbiamo farcene carico in prima persona. Siamo fieri di essere qui tra le prime coppie di Napoli, siamo fieri della città che in questo modo acquisisce veramente un primato eccezionale, la città pilota in questa cosa, per questo ringraziamo il sindaco, gli assessori, i consiglieri che hanno appoggiato così bene questa svolta che fa bene ai singoli ma fa bene alla collettività. Non solo i sentimenti, l'amore, il rapporto, ma anche sul piano normativo maggiori diritti, maggiori norme che ci consentono di vivere quasi pari agli altri. Insomma. Il registro dunque è anche un messaggio che si vuole lanciare a livello nazionale per sollecitare passi avanti nella legislazione sui diritti civili. Dovrebbero essere decisioni dei parlamenti. Io mi auguro che si arrivi a questo, mi auguro che si arrivi alla cittadinanza per i figli degli immigrati con una legge, noi ci arriviamo con una delibera, insomma Napoli sta un po' più avanti nell'attuazione della Costituzione e soprattutto dei diritti civili. Di questo siamo molto felici perché Napoli è una città veramente aperta dove c'è un grande confronto, una grande dialettica, ma una città dove i valori di uguaglianza, solidarietà, libertà, fratellanza sono molto molto forti e oggi ne abbiamo dato dimostrazione concreta.